Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il video con l'aggiornamento del progetto smaltimento make-up. Vi lascio tra le schede l'ultimo video che ho fatto di questo progetto in modo che possiate vedere appunto i progressi che ho fatto. Allora, parto col farvi vedere i prodotti che ho finito, che sono pochissimi. Allora, quello che ho finito è questo Beauty Balm 7 in 1 di Alterra, un prodotto che si può trovare solamente nei Rossmann, quindi per ora non in Italia. È finito, è solamente pieno d'aria. Era un balsamo colorato, tipo una BB cream, che andava leggermente a uniformare il colorito e niente di più. Non è un prodotto bocciato, ma non è un prodotto un prodotto che non andrei a ricomprare perché non mi ha detto niente. Poi un prodotto finito è finalmente questo mascara di Neve Cosmetics, questo qua con il cerbiatto, che è un mascara con lo scovolino fatto così in silicone. È un mascara da giorno, è un mascara da giorno, non è un mascara che fa un effetto volume particolare o in curva in modo particolare le ciglia, è semplicemente un mascara da giorno. Lo andavo a mettere sopra alla base quella bianca di Essence e in questo modo aveva un effetto molto bello, ma era dovuto alla base. Un mascara che non finiva mai, non si è mai asciugato, non si è mai neanche leggermente addensato, quindi dura anche molto, però non credo di andarlo a ricomprare. Getto questo qua, che è il gel per le sopracciglia di Essence. Io questo qua lo andavo a utilizzare come base per il mascara, appunto, non per le sopracciglia, però si è addensato in un modo che non mi permette più di utilizzarlo. In ogni caso l'ho utilizzato molto, ma non è finito, ma non ha senso continuare a utilizzarlo perché è veramente scomodo. Lidia sta giocando con una busta. Dei prodotti che ho utilizzato molto, allora intanto ho utilizzato sempre e solo il blush, questo qua di Wet n Wild. Il buco si è decisamente allargato rispetto all'altro video, non è ancora finito, continuerò a utilizzarlo, ce l'ho su anche adesso, mi piace, anche se in realtà ce ne sono altri che mi piacciono molto di più, comunque niente, voglio finirlo. Un prodotto che ho utilizzato tantissimo e mi piace tanto quando finirà in un... veramente non so proprio che fare, è questo correttore di una limited edition natalizia di Essence, che ha nel mezzo un idratante. Mi piace tantissimo, il gatto mi sta mordendo il sedere, tra l'altro. Allora, questo è quello che rimane. Utilizzo sempre solo lui, soprattutto intorno agli occhi. È idratante, non va a seccare, non va ad evidenziare le rughette di espressione, se è fissato con una cipria non si infila nelle pieghe, non è iper coprente, però è quella coprenza che a me basta, è del colore perfetto per la mia pelle, quindi è fantastico, è buonissimo e appunto ne manca, come avete visto, pochissimo. E niente, vabbè, lo finirò comunque perché mi piace, però mi dispiacerà tantissimo. Poi ho utilizzato tantissimo l'Instant Matte di Essence, è uno spray che serve per fissare il make-up e per dare un effetto matte alla pelle. L'unica cosa che fa è togliere la polverosità di alcuni prodotti dal viso. Per il resto l'azione mattificante o per quanto riguarda la durata del trucco io non ho visto niente, quindi sì, va bene per togliere la polverosità, però più di lì basta, quindi non credo di andarlo a ricomprare. Poi ho utilizzato tantissimo la matita occhi di Benecos, anche questa infinita, è quella nera, a me piace tantissimo, non è neanche semplice da temperare perché si consuma molto lentamente, mi piace tantissimo, ha un bel nero e appunto il livello è questo, quindi l'ho utilizzata parecchio. Come ho utilizzato tantissimo la matita per le labbra di Lavera, questa qua è quella Rose 01, questo è quello che rimane della matita per le labbra, vado a utilizzarla per contornare le labbra e all'interno proprio
di tutte le labbra e sta bene su qualsiasi rossetto perché è del colore perfetto delle mie labbra, quindi non si nota e mi piace tanto perché non secca, e non secca eccessivamente pur essendo una matita. Poi ho utilizzato tantissimo la matita, questa qua, la Pastello Labbra di Neve, questa è teatro, cioè questa è veramente quasi finita, ne manca pochissimo, sono stata molto molto brava, mi piace tanto, mi piacciono queste matite, mi piace questo colore e niente, è quasi finita. Ho utilizzato anche molto sempre della di Neve Cosmetics stilata, che è a questo livello qua. E anche qua, diciamo, sono stata brava, un bellissimo colore. Gli swatches li trovate nel mio blog, giù trovate il link. E poi passiamo invece alle note un pochino più dolenti, diciamo, di questo progetto smaltimento. Allora, ho utilizzato sempre e solo questo illuminante qua di Essence, ma non si vede neanche che l'ho utilizzato praticamente, quindi boh, vabbè, però continuerò a utilizzarlo. Poi ho utilizzato un po' di volte, l'ho utilizzato anche adesso, questo qua che è un ombretto, un matitone long lasting di Kiko, mi piace. Ne ho utilizzato un po', devo dire la verità, però ce n'è sempre veramente tanto, quindi insomma ce n'è un bel po'. Mi devo impegnare un po' di più con questo prodotto. Poi, per quanto riguarda... ho utilizzato anche il primer, questo qua di Too Faced. Per il resto ho utilizzato poco e niente gli altri prodotti. Il rossetto questo qua della Avril, che è quello che indosso adesso, l'ho utilizzato pochissime volte. Come ho utilizzato pochissime volte... la matita, questa qua, vino delle Pastello Labbra, perché mi sono concentrata più sulle altre per finire appunto quelle le altre. Ho utilizzato pochissimo anche il matitone della Puro Bio, questo qua, che è il numero 16, che è bellissimo tra l'altro. Poi, non ho utilizzato mai i 3 matitoni di Puro Bio, che sto pensando sinceramente di buttarli, li do l'ultimo mese di prova, poi al limite li butto perché a me non piacciono e non riesco a utilizzarli, è inutile che me li trascini dietro per mesi e mesi. Questi erano all'inizio del progetto smaltimento make up, che non so, ormai anni fa, e ci sono ancora e non riesco a utilizzarli, sono brutti. Questo non, praticamente mi cancella le labbra, questo è come non mettere niente sulle labbra, e questo sì, un pochino si vede ma niente di che, quindi li do l'ultimo mese e poi basta, li butto. Non ho mai utilizzato, forse una volta, il lucida labbra di Benecos, che però mi piace tantissimo. Come mi piace tantissimo il rossetto di Neobio, questo qua che è quello proprio rosso, mi piace tanto, l'ho utilizzato un po' perché è bello consumato. Questo è quello che rimane, quindi questo in realtà l'ho utilizzato un bel po'. Poi, non ho mai utilizzato il correttore questo qua di Puro Bio perché mi sono concentrata più sull'altro, però è un buonissimo correttore. Questo della Yves Rocher l'ho utilizzato, che è un correttore della linea Sebo Vegetal, l'ho utilizzato un po' di volte, mi piace, è ottimo per tappare i brufolini, però per adesso è un po' troppo scuro, quindi lo riprendo tra un pochino. Poi, mai utilizzato questo qua di MAC, mai. Utilizzato 2 volte l'ombretto di Kiko, il Cream Crush numero 11, 2-3 volte, veramente poco, però carino. Pochissima la terra della Yves Rocher. E l'ultimo prodotto è la cipria di Alverde, che anche questa l'ho utilizzata poco perché con alcuni fondotinta mi diventa arancione, cioè mi fa diventare arancione, con altri no, se la metto da sola no, però su alcuni fondotinta divento arancione, quindi non posso utilizzarla sempre. Quindi questo era l'aggiornamento, io vado ad aggiungere in sostituzione al mascara che ho finito di Neve Cosmetics, vado ad aggiungere questo qua che è il Pupa Vamp nella versione quella piccola. E quindi niente, mi metterò un po' più di impegno in questi mesi e ci riaggiorniamo tra un po'. Quindi niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!